sono allenati ore e ore per mesi. Hanno gareggiato per 4 giorni all'altro capo del mondo, a San Paolo del Brasile. Un'esperienza unica per i 19 ragazzi del Team Italy. Accanto a parenti, amici e sostenitori, anche Philippa Hammer ha seguito gli eventi proprio sul posto. Ma vediamo che quest'anno di nuovo una competizione molto speciale, ogni volta è una nuova volta, che vuol dire abbiamo un nuovo, abbiamo dei nuovi mestieri, abbiamo dei nuovi competitor, e quello che si vede è che diventa sempre più difficile andare verso le medaglie. Diamo uno sguardo all'indietro. Alla fine del terzo giorno di gara la partita è ancora aperta. Ci si può ancora giocare il tutto per tutto fino all'ultimo secondo di gara. La fiorista Steffi rappresenta una bella novità. È la prima rappresentante della sua categoria a partecipare ai World Skills. Sto bene, benone anzi, e sta anche andando molto bene. Sono molto felice, è davvero fantastico. Per la tua categoria sei la prima a partecipare per l'Italia e sarebbe un colpo ancora più grosso se portassi a casa una medaglia. Sì, è la prima volta, è un'esperienza bellissima e una medaglia sarebbe perfetta ovviamente, ma anche le esperienze che si vivono qui contano moltissimo. Finora è andato davvero tutto a meraviglia. Quarto giorno di gara qui alla Nembi Park di San Paolo. Le giornate di gara, a cui hanno preso parte oltre 1200 rappresentanti di 65 nazioni e di 50 mestieri, sono volate. I favoriti si sono distinti presto, ma è ancora difficile stabilire chi saranno i vincitori, anche se manca veramente un soffio dalla fine. Si fatica a credere che i due dietro di me dovranno terminare questo giardino in sole 2 ore. In questi 4 giorni ci hanno dato dentro e hanno realizzato un piccolo gioiello tropicale. Anche gli altri candidati ora devono darci dentro. Rimane ormai poco tempo. Anche nell'ultima giornata il meccanico Elmar ha da stringere i denti. Una pressa non funzionava e neppure la successiva. Bisognava trovare al più presto una soluzione, ma i minuti spesi a discutere tra gli esperti gli hanno dato ragione. L'elettricista Thomas ha trascorso i 4 giorni a realizzare un complesso impianto elettrico, ma se il suo sudore è stato speso bene, lo si saprà tra poche ore. Thomas, è perfetto, come va adesso? È un'illuminazione notevole. Adesso, dopo 4 giorni, si può finalmente allentare la tensione. Abbiamo sudato davvero tanto, soprattutto ieri perché c'era poco tempo, ma è andata bene. E poi la conclusione delle gare, una dopo l'altra. Alle loro spalle hanno ben 100 ore di allenamento e 4 giorni di gara. Anche il direttore dell'APA Thomas Fardeller si è preparato per mesi col proprio team e ha stretto i denti con loro fino alla fine. Le condizioni non sono da poco qui, c'è un'altra cultura, la prima volta nel Sud America, materiali diversi, macchinari diversi, cioè è tutta una situazione nuova per i nostri, però penso che vedendo i risultati ci siamo battuti abbastanza bene. L'affascinante cameriere Martin non solo sforna drink uno dopo l'altro sulla passerella del concorso, ma è diventato addirittura lo showman dell'intero Team Italy.
Sì, il charm è anche importante per la nostra professionalità, ma devi anche lavorare, non è solo il charm, anche un po'. Adesso si tratta di fare profondi respiri e mantenere la calma. Dopo 4 giorni di duro lavoro, la premiazione è vicina. Noi la seguiremo per voi, per darvi naturalmente il meglio dello show.